Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. È stata una settimana, direi, decisiva per certi aspetti. L'ultima del mese di settembre, l'ultima del trimestre numero 3, del Q3 del 2022, una giornata che ha visto i mercati americani, soprattutto quelli azionari, andare a chiudere sui minimi. Ma è stata una giornata che è stata una settimana che ha raccontato proprio nel corso della sua evoluzione qualcosa di importante. Perché? Perché noi più o meno da inizio anno ci eravamo abituati a delle asset class che camminavano quasi tutte insieme e le obbligazioni scendevano e l'azionario scendeva e il dollaro si rinforzava, quindi l'euro scendeva e scendevano l'oro, scendeva il petrolio. Insomma, tutta una serie di elementi che soprattutto negli ultimi 2 mesi si erano andati accompagnando tutti insieme, tutti all'unisono, quasi a voler andare a braccetto. Ecco, io allora proverei a ragionare con voi in questo modo. Immaginiamo una corsa di ciclismo, immaginiamo, diciamo così, un gruppo di corridori che pedalano tutti nella stessa direzione e a un certo punto arrivano alla rotonda, a una rotonda. E in quella rotonda lì i vigili che dirigono il traffico a uno dei corridori lo mandano da un'altra parte, lasciando quello e anche gli altri un pochino disorientati, perché erano abituati a stare tutti insieme. Invece no, in quella rotonda c'erano più uscite e uno dei corridori è stato diretto da un'altra parte. Poi è arrivata un'altra rotonda e un altro corridore è stato diretto da un'altra parte. E quelli che restano si guardano un po' disorientati e dicono: "Ma che cosa sta succedendo?" Beh, in realtà sta succedendo la cosa più normale del mondo. Le asset class vanno di solito ognuna per i fatti suoi, tendono a divergere in certe occasioni, la correlazione può essere diretta o inversa a seconda di determinati momenti. Il problema è che quando un'abitudine viene cambiata, qualcuno rimane per un certo periodo di tempo, anche breve, ma un pochino esterrefatto, non riesce a capire. Questo è quello che è successo quando a metà settimana praticamente a un certo punto il rendimento obbligazionario americano, quello del T-note, del decennale, è arrivato al 4% e lì sono scattati gli acquisti. Sono scattati gli acquisti e sono scattati su tutto, praticamente anche in ragione del fatto che nella mattinata la banca centrale inglese, la Bank of England, aveva comprato del gilt, aveva comprato del titolo di Stato, era tornata a fare dell'easing, ma questo perché? Beh, perché con un rendimento di quel tipo e nessuno che lo comprava c'era una certa difficoltà, qualcuno ha temuto anche il peggio per qualche fondo pensione inglese che era, come dire, rumors dicevano fosse un po' in cattive acque e allora la banca centrale inglese è intervenuta. E di concerto, diciamo, tutte le asset class hanno intrapreso un movimento opposto e tutte all'unisono e l'euro si è messo a recuperare e tutte le valute si sono messe a recuperare sul dollaro, l'oro è salito, il petrolio è salito, le azioni hanno rimbalzato in maniera forte e sono salite di punti percentuali, insomma un po' tutte le asset class si sono andate riprendendo. Dopodiché però, e qui arriviamo alla famigerata rotonda, qualcuno dice no, ma non tutti. Il rendimento americano sì, il resto dall'altra parte. E alla rotonda successiva qualcun altro dice: "No, ma l'euro-dollaro ok, il resto dall'altra parte." Noi ci siamo trovati per il resto della settimana che tutto sommato il rendimento americano è rimasto lì, non è più tornato al 4%, è rimasto tra il 3,70 e il 3,80, mentre gli indici azionari sono andati a chiudere sui nuovi minimi. 3.600 punti per l'S&P 500, il prezzo più basso del 2022, quindi una chiusura proprio sui minimi ha chiuso anche il Nasdaq, ha chiuso il Dow Jones, insomma hanno chiuso tutti questi mercati. L'oro è rimasto stabile, ha recuperato ed è rimasto agganciato, aggrappato per i capelli, siamo a 1.672, quella resistenza dei 1.680 e l'euro ha recuperato, è rimasto a 0,98 dopo aver visto praticamente anche 0,95 nel corso della sessione. Insomma, alcune asset class stanno tornando a fare il loro mestiere, che è un po' diverso da quello di star dietro per forza all'azionario e a mio parere, per quanto riguarda almeno la componente T-note americano, perché l'Europa è ancora molto indietro nel percorso. Ho detto più volte nel corso della settimana che se Powell
fa una maratona ed è al chilometro 37, nella stessa di 42 ovviamente, nella stessa maratona la Lagarde forse al chilometro 10, massimo 15. Insomma, la BCE ha ancora tanta strada da fare sul rialzo dei tassi, quindi il bottom, diciamo così, delle obbligazioni europee forse non è ancora arrivato, e quello americano invece potrebbe aver emesso un paletto significativo. Questo 4% dove il mercato ha reagito, attenzione, non con acquisti di chi si posiziona di lungo periodo, ma con quegli acquisti brucianti che fa chi era short su questa diciamo asset class ed è andato ricoprendo le posizioni. Ebbene, questo 4% lo si è sentito, stiamo a vedere che cosa succederà, se si ritornerà magari a testarlo, esattamente come un bambino che fa i capricci e deve capire, deve valutare fino a dove dura la pazienza della mamma. Ecco, su questo T-note il 4% ha dato un segnale, può darsi che il mercato non abbia capito bene e allora un altro scappaccione voglia andare a prenderselo, magari tornerà a ritestarlo, ma non si sa, lo vedremo evidentemente. Quindi con che cosa rimaniamo noi? Con un trimestre, e non dimentichiamoci mai che le chiusure mensili e quelle trimestrali stanno assumendo, quelle dei trimestri proprio da calendario, stanno assumendo sempre più importanza, perché poi i gestori devono rendicontare i loro clienti. Addirittura in alcuni momenti negli ultimi 6 mesi ci sono stati più scambi sull'ultima seduta del mese che non tanto nelle scadenze tecniche, ancorché quelle trimestrali. Quindi grande attenzione a quelle che sono state le chiusure di questo mese. Vedremo l'ultimo trimestre dell'anno come andrà evolvendosi e che cosa ci porterà, ma soprattutto prendiamo atto che le caselle del nostro puzzle vanno sempre più a posto. E una delle cose che noi avevamo bisogno di vedere era che a un certo punto si cominciasse a intravedere un barlume lontano di possibilità di come dire, trovare un bottom all'obbligazionario, almeno a quello americano. Perché questo avvenga, esso deve divergere dall'azionario americano, e questa settimana almeno questa divergenza l'abbiamo vista. Poi, se il minimo si concretizzerà e si farà più solido e robusto, questo lo scopriremo dopo, ma nella evoluzione che noi ci siamo proposti, nel nostro percorso, diciamo così, questo è un tassello importante che comincia ad andare a posto. Direi che per questa settimana è tutto. Come sapete, il tema dell'inflazione rimane anche nella nostra vignetta, e soprattutto ricordiamoci che la prossima settimana, a partire dai dati sull'occupazione e poi inflazione, noi avremo due elementi importantissimi che possono essere potenti market mover prima delle banche centrali, che saranno entrambe a cavallo della fine di ottobre, inizio di novembre. Insomma, non mancheranno anche la settimana prossima motivi per vedere della volatilità. Stiamo a vedere che cosa succederà. Ciao, grazie, alla prossima.